viaggio è stata la conferma della mia sete di conoscenza. È nostro dovere cercare di conoscere nuovi mondi. Secondo me è un dovere morale. Naturalmente si può vivere per sopravvivere, anche quella è una vita. Però è meglio vivere una vita superiore, avere uno scopo da raggiungere. Questa stessa sete di conoscenza degli altri mondi ha un fine culturale. Non siamo fatti per vivere come animali. Pianeta, bisogna conservare tutto quello che c'è, bisogna solo costruire ex nuovo, costruire anche una nuova civiltà, senza distruggere quella vecchia, altrimenti va perduta per sempre. Vecchi monumenti, ruderi, tutto deve essere conservato. Salvo che non si possano eternare in un CD, insomma, ma è meglio, questo non mi piace, è meglio che rimasta. Tanto c'è tanto spazio per costruire. Io apprezzo sempre l'invadenza, che non sia fin di male. Anch'io per natura sono invadente e quindi indiscreto. Non essendo riservato, sono invadente. E chi è riservato non dovrebbe essere invadente. Poi c'è pure chi si permette di essere riservato e invadente. La riservatezza è da ignoranti. Le persone riservate sono tali perché vogliono darsi importanza. Non avendo segreti importanti da nascondere, nascondono segreti inutili. Thank you.
fisicamente sono solo, ma naturalmente mi sento molto vicino agli abitanti del mio pianeta. È una solitudine soltanto fisica. Non sono uno che si dispera. Si può vivere bene sia da soli che con gli altri. E vivere con gli altri è una necessità ed è anche un piacere, però bisogna, se è necessario, bisogna anche vivere da soli, no? Perché bisogna isolarsi per lavorare, per scrivere un libro. E chi non riesce a vivere da solo è un debole. Ma la vita con gli altri è superiore. Noi non siamo nati per vivere isolati. Anche in un pianeta abbandonato si può vivere, ci si può organizzare, si può costruire con le proprie mani, si può cercare di inventare qualcosa, trovare qualcosa che è stato già inventato, e non solo per il mio benessere, ma sempre per un dovere, perché un pianeta non si può lasciare abbandonato. Poi non si sa mai, possono venire genti da altri pianeti, non si può escludere niente. Consideravo un mio dovere.